Mettetevi comodi, c'è cinema, cinema, cinema su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Ogni sabato dalle 12 con Tonino Pinto e le sue interviste esclusive ci racconta la vita e gli aneddoti dei più famosi attori italiani ed internazionali, ed è anche presente come inviato speciale di Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo, nei più famosi festival del cinema come Cannes, Venezia, Roma, Giffoni Festival e Monte Carlo Film Festival della Comédie. Cinema, cinema, cinema. Se vuoi dire di aver guardato veramente un film, devi lasciare che anche il film guardi te. Dedicato ai ragazzi di tutto il mondo, si è inaugurata Giffoni Vallepiana in provincia di Salerno, alle spalle della spettacolare costiera amalfitana, la 54esima edizione del Festival del Cinema Ideata, diretta da Claudio Gobitosi. La rassegna italiana conosciuta alla pari della Mostra del Cinema di Venezia in tutto il mondo, che nonostante i tagli è riuscita a conservare la sua spettacolare identità, confermata in oltre mezzo secolo da star come Robert De Niro, Oliver Stone, Meryl Streep, Richard Gere, Marcello Mastroianni e tanti altri, rapiti come tutti, come Truffaut per esempio, il regista francese della Nouvelle Vague, dalla vetrina internazionale che quest'anno propone sugli schermi della vegliristica Città del Cinema oltre 200 film in concorso nelle varie sezioni su una preselezione di 5.000 titoli provenienti da tutto il mondo. Con i sindaci del territorio ad aprire il festival, il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Fra le anteprime, la seconda stagione della serie Tutto chiede salvezza di Francesco Bruni, tratto dal romanzo di Daniele Mancarelli, e L'ultima settimana di settembre, opera prima di Gianni Di Blasi, film molto atteso prodotto da Medusa con Diego Abatantuono nel ruolo drammatico di un anziano scrittore al termine di una carriera di successi, rimasto vedovo e stanco della vita, che riscoprirà assolutamente la voglia di vivere e di combattere per il nipotino rimasto orfano dai genitori per un tragico incidente. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Lorenzo Licalzi e con Diego Abatantuono per la prima volta sullo schermo il giovane Biagio Venditti. Edizione questa di Giffoni che riflette anche su discriminazioni e guerre, ma come hanno dimostrato certo anche le famose anteprime, che non mancheranno in questa edizione, per i 5.000 giurati dai 3 ai 19 anni provenienti da 33 paesi, come il capolavoro d'animazione Ozzy, la voce della foresta, diretto da Tim Harper, il film prodotto dalla star americana Leonardo DiCaprio, noto anche per il suo impegno ecologico, e ambientato nella foresta pluviale, e racconta la storia di Ozzy, una giovane orangotango in fuga dall'habitat in cui vive, distrutto dall'uomo. Il film è un vero e proprio grido di dolore, ma anche di speranza a lottare per un mondo ed un futuro più sostenibile. E al nostro microfono adesso due ospiti speciali. Ed eccoci con Jacopo Gobitosi, direttore generale del Festival di Cinema dei Ragazzi di Giffoni, giovanissimo anche lui ovviamente. Allora Jacopo, mi pare che tutto stia andando secondo quello che è il vostro desiderio, il Festival dei Giovani che diventa ancora più giovane. Esattamente, buongiorno, non vediamo l'ora di incontrare i 5.000 giovani che verranno qui a Giffoni per vivere un'edizione veramente bellissima. Giffoni 54 quest'anno apre una nuova dimensione che è Giffoni Sport, un progetto ricco di iniziative, un progetto destinato alle famiglie per condividere sport, ospiti e cinema. E soprattutto per passare anche un momento di grandissimo relax, questi giovani avranno a disposizione un'intera impalcatura che è stata fatta proprio da professionisti dello sport e verranno tanti ospiti, famosissimi giocatori, famosissimi tutti, di qualunque tipo di sport. Bellissima idea. Esattamente, giornalisti, aziende, grandi aziende, personaggi olimpici, olimpionici che hanno fatto diverse gare, diverse iniziative, ma soprattutto tante famiglie che verranno a condividere con noi una grandissima arena di 900 metri quadrati con tanti sport: picketball, scherma, arrampicata, basket, pallavolo. Questo perché vogliamo dare la possibilità a tanti giovani di poter provare sport classificati secondari, ma in realtà non lo sono. E quindi noi, grazie a Sport e Salute, il Ministero dei Giovani e dello Sport, il Comune di Giffoni, abbiamo sostenuto Giffoni Sport, questo nuovo progetto che presentiamo domani 20 luglio alle ore 9:30, dove tagliamo il nastro e speriamo, ne siamo sicuri, che in 10 giorni possa essere vissuto
questa isola felice da tante famiglie. Ma non è solo questo, perché quest'anno abbiamo riattivato Giffoni Street Fest, una grandissima iniziativa destinata al pubblico che sarà presente nei 10 giorni a Giffoni, perché noi ci aspettiamo oltre 300.000 persone, e dalle ore 16 alle ore 22 80 spettacoli per 10 giorni, quindi parliamo di quasi 10 spettacoli al giorno, potranno accompagnare il percorso dalla Multimedia Valley al tutti i vari dislocamenti del comune di Giffoni Valle Piana, e quindi far vivere anche in altri posti la magia dello Street Fest. Ed ecco al nostro microfono Luca Apolito, che è il creativo, è veramente bravo, a lui si deve anche l'edizione di quest'anno del bellissimo manifesto che ha fatto già scuola, perché è diventato un pezzo da collezione. Allora Luca, quali sono le caratteristiche e la tematica di questo festival? Grazie mille Tonino, è un piacere sempre parlare con te. Allora, ti racconto subito, questo tema quest'anno è molto particolare per Giffoni, va fuori dalle nostre regole quasi, dalle nostre convenzioni, perché è una sorta di richiesta che facciamo ai nostri giurati, ai Giffoner e a tutto il pubblico giovane che segue Giffoni, di interrogarsi su una questione che secondo noi, che noi riconosciamo come quella determinante, centrale, la più critica del momento: l'illusione della distanza. La distanza oggi è diventata un potenziale rischio, una minaccia alle relazioni. E l'illusione della distanza ci chiede di farci la domanda: che significa? Qual è l'illusione? Quali sono le illusioni della distanza? Allora, ad esempio, nell'era della connettività digitale, nel periodo in cui sono tutti legati con i social media, il momento storico in cui tutti i ragazzi possono conversare, dialogare, parlare in un istante, ma è vero che questa immediatezza, questo apparente annullamento delle distanze ha portato a relazioni più profonde? Questa è una domanda che ci dobbiamo fare. E se non è così, quella distanza è stata amplificata invece dalla superficialità, dalla leggerezza delle relazioni che non richiedono un approfondimento, ma soltanto una rapidità e una costanza, una frequenza. La distanza viene annullata quando siamo curiosi dell'altro, quando siamo interessati a conoscere le storie. In questo periodo tremendo, tristissimo, di guerre, in cui il mondo è afflitto e le notizie sui telegiornali, nei telegiornali, sui media, sui giornali ci parlano sempre di numeri, di statistiche, di quanti morti, quanti feriti, quante esplosioni, quante bombe. Ecco, questi numeri aumentano il senso di distanza che noi abbiamo nei confronti di queste guerre. Allora i nostri giovani, i nostri ragazzi, persino i nostri bambini, possono pensare che queste guerre siano lontanissime, ci lasciano indifferenti, non ci riguardino direttamente. Ecco, questa distanza è un'altra illusione. E come si annulla? Si annulla con il cinema, si annulla con le storie, si annulla con il racconto, con la possibilità di andare a fondo, di conoscere, di sentirsi dentro le vite degli altri. Perché fondamentalmente quello che dice Giffoni quest'anno, con il cinema in concorso, con i laboratori, con gli autori e con questo tema soprattutto, è che bisogna sollevare il velo che ci fa sentire separati e riconoscere che ognuno di noi, nel genere umano, ma tutti, soprattutto i più giovani devono saperlo, siamo legati, condividiamo un pianeta, quindi tutti i discorsi ecologici legati all'ambiente, condividiamo culture che insieme si parlano. Nel nostro manifesto si vedono due figure in superficie che si allontanano l'una dall'altra, ma dai loro piedi nascono delle radici che sottoterra si intrecciano e formano due profili che si guardano negli occhi. Questo manifesto ci dice: le radici degli alberi, che si scambiano informazioni e permettono alla vegetazione di sopravvivere, sono un insegnamento che noi non dobbiamo dimenticare, perché le nostre radici, quelle umane, le radici culturali, sono altrettanto intrecciate. Le storie, le culture, le esistenze, le esperienze sottoterra, dove è invisibile, dove non le vediamo, sono legatissime, e quindi è un'illusione se pensiamo che non lo siano. Avete ascoltato Cinema, Cinema, Cinema e ancora Cinema, solo su Radio Free Station.